Permettez-moi de vous chanter une chanson que... Une chanson de résistance de... Celle de Deuxième Guerre mondiale. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il vaso. Oh partigiano, portami via. Buonasera a tutte e a tutti, questa è Radio Cooperativa, la trasmissione che sta per andare in onda è Sobrietà, come ogni 15 giorni, anche questa è registrata e si avvale della collaborazione di tante persone che fanno l'esperienza della sobrietà nell'ambito dei club di ecologia sociale e antropospirituale, i quali affrontano i temi della multidimensionalità della sofferenza umana, che è fatta non soltanto di sintomatologia psichiatrica ma anche di vissuto esistenziale in questo tempo che esprime le sue crisi. Io credo che ogni tempo abbia espresso le sue crisi e inevitabilmente ci troviamo di fronte alla cattiveria umana.
nel senso etimologico del termine, captivus, schiavitù, schiavitù non solo relativamente al consumo di sostanze che modificano lo stato di coscienza o inseguendo acquisti che possano gratificare o scommettendo per diventare ricchi in poche battute o anche vivendo intensamente un'esistenza all'insegna della crepuscolarità, della tristezza, dell'ansia. Abbiamo assistito negli ultimi anni a un crescendo di quella che è stata definita attacco di panico, ma in realtà è una dimensione culturale che si riverbera particolarmente in alcune persone evidentemente particolarmente sensibili al tema della paura, ma la paura non è qualcosa di intrinsecamente rappresentabile in una singola persona, è il clima culturale che stiamo vivendo da troppo tempo. Abbiamo attraversato un secolo, quello precedente, l'umanità ha attraversato un secolo nel quale abbiamo assistito alla tragicità della guerra. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la grande tragedia degli ordigni nucleari, Hiroshima, Nagasaki, o la scoperta, che poi tutti più o meno sapevano, della presenza di campi di sterminio, di disumanità, di annullamento della dignità umana, ci eravamo ripromessi mai più la guerra. Ma poi che cosa è accaduto? Ancora una volta l'essere umano si fa protagonista di una ricaduta colossale, e le guerre, ce ne siamo accorti recentemente, hanno continuato a essere presenti in questa nostra madre terra devastata dal nostro desiderio insano di voler possedere e trasformare tutto in profitto. A fianco alle guerre molteplici che si sono succeduti nella seconda metà del Novecento e hanno proseguito anche all'inizio del nuovo millennio, abbiamo anche dovuto assistere impotenti alla devastazione, alle ferite inferte a nostra madre terra, con la conseguente crescente crisi climatica che oggi ci spaventa, ma quello spavento non siamo capaci di trasformarlo in indignazione politica, in indicazione a quanti sono eletti per governare il bene comune a smetterla con questo modello di sviluppo, a immaginare che un altro mondo non solo è possibile, ma è auspicabile, appunto un mondo all'insegna di una vita autenticamente sobria, non incline all'assoggettamento ai consumi. Vedete, tutti questi elementi possono sembrare semplicemente dei sermoni buonisti, ma in realtà hanno una profonda valenza politica che oscuriamo, perché anche quello che abbiamo assistito nel nostro paese negli ultimi anni, una disaffezione a esprimere una propria scelta parziale attraverso il voto, un ritiro in se stessi, in un privato, che di fatto ci priva della possibilità di partecipare alla bellezza e alla ricchezza del coltivare, preservare, proteggere e promuovere il bene comune. E poi abbiamo visto l'insorgenza di tante altre crisi, quella sanitaria che attraverso un processo di aziendalizzazione di fatto ha trasformato la salute in una merce che contraddice largamente quella che è stata una delle più belle riforme sanitarie mai viste su questa terra, quella del 1978, inclusiva anche della riforma psichiatrica, che non solo cancellava i manicomi, ma poneva al centro dell'attenzione la necessità di superare qualsiasi forma di oppressione e stigmatizzazione di quanti a un certo momento della loro esistenza vivono l'esperienza tragica della percezione della follia in sé. Molti si sono dati da fare in questi anni per sottolineare come la follia è in ciascuno di noi, poi ci sono delle circostanze nelle quali questa follia può anche emergere, ma questo ci deve essere da monito per essere particolarmente prudenti, attenti, riconoscendo la nostra fragilità, le nostre miserie umane, perché quella cattiveria, quella forma di schiavitù che obbedisce semplicemente all'egocentricità, non è solo una questione che riguarda le guerre militari che poi devastano soprattutto le popolazioni civili, non solo in termini di vite umane distrutte, omicidi di massa, di questo si tratta, ma contemporaneamente si rende anche
necessario poi porre mano a ricostruzioni rispetto alle quali ci sono sempre gli avvoltoi che si avventano sulla miseria della guerra per arricchirsi. Ecco, vecchie questioni, però viste con una luce, spero almeno nuova, una luce che possa allargare l'orizzonte di osservazione, possa saper costruire una tensione verso sobrietà, libertà e giustizia. In questi giorni ricordiamo la pace minteris, si succedono approfondimenti, incontri, convegni che ci riportano indietro di 60 anni. In quella enciclica profetica di Giovanni XXIII, Pacem in Terris, erano passati 20 anni, poco meno, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, 20 anni prima, era nel pieno della tragedia, la cattiveria umana, lo sterminio, la violenza, la distruzione delle case. E non dimentichiamoci, in queste distruzioni anche nostra madre terra viene ferita, perché anche le ricadute di un ordigno nucleare non riguardano solo il luogo nel quale cade la bomba o esplode, ma finiscono per rappresentare una potenziale dannosità nei confronti dell'intero pianeta. E stiamo ancora qui a discutere sulla crisi energetica e quale soluzione indichiamo, apparentemente la più semplice e la meno costosa, ancora una volta il nucleare. Ecco, ancora una volta la scienza e la tecnica al servizio del potere e dell'economia. Quell'economia che ha dimostrato di non essere un granché, ma di essere terribilmente capace di generare scarto, distruzione e carestia. E che cosa pensano i nostri rappresentanti politici, posto, e lo dico con molta fermezza, che la politica è un affare di ciascuno di noi, non possiamo delegarla a classi dirigenti molto spesso non solo esposte alla tentazione della corruzione, ma anche così autocentrati, egocentrici, narcisisti, che perdono totalmente di vista il bene comune. È il rischio supremo di una politica all'insegna dello spettacolo, del talk show, della rappresentazione delle immagini, delle sciocchezze sciorinate negli studi televisivi, nei social network. Quanta stupidità vediamo serpeggiare in quella che viene definita la classe dirigente politica. Ma cosa volete che possa dirigere questa classe dirigente asservita totalmente alle ragioni del capitale, che disconosce il valore trasformativo delle crisi, cerca semplicemente di rattoppare quelle crepe attraverso le quali penetra una luce che illumina le contraddizioni del nostro tempo, che ci spinge a riconsiderare radicalmente proprio quei testi profetici che abbiamo incontrato nel corso difficile per l'umanità, evolutivo, e però le tante crisi poi mettono in luce la parola che si fa luce per l'umanità, e Pacem in Terris è una di queste. Sarebbe interessante dedicare almeno quest'anno a un approfondimento di quella enciclica che resta ancora attuale, profetica, feconda nel generare comportamenti di pace. Contemporaneamente ci approssimiamo al 25 aprile, il giorno in cui va in onda appunto questa trasmissione. Ancora un 25 aprile, ancora un ricordo, spero non museificato, al valore supremo della lotta per la libertà. Certo, una lotta che fu anche violenta. In ballo ci furono anche le armi, e questo ci turba profondamente, soprattutto in questo tempo nel quale affermiamo con convinzione e fermezza mai più la guerra, ma ci troviamo di fronte a una domanda che sembra quasi insormontabile nella sua tragicità. Che cosa deve fare il popolo ucraino invaso dalle oligarchie capitaliste della Russia? Quella Russia, dalla grande cultura, dalla grande dimensione artistica, che oggi è assoggettata da una banda di oligarchi guidata da un personaggio piuttosto inquietante, l'ennesimo
ed estremo tiranno che solca il cammino su questa terra, una tirannia egocentrica che si nasconde dietro al richiamo a apparenti fasti gloriosi di quella terra, richiamando un'altra dittatura, quella dell'Unione Sovietica, che di fatto ha reso impossibile, con il suo agire autarchico, un cammino di lotta per la libertà e per la giustizia che è stato rappresentato dai grandi ideali, socialisti e anche comunisti, ma attenzione, quegli ideali sono stati di fatto annullati proprio dal socialismo reale. C'è stato una specie di cortocircuito tra idealità espressa nei confronti della necessità di superare l'ignominia della disuguaglianza, superare la disuguaglianza, lottare per la giustizia sociale, farlo però senza mai odiare nessuno. Lottare, sì, e poi quella domanda suprema rispetto alla quale evidentemente non siamo capaci di trovare delle risposte convincenti, e quella domanda ci chiede, di fronte alla necessità della pace e all'aggressione violenta, che cosa possiamo fare? Guardate, non lo dico con retorica, è qualcosa che turba profondamente l'animo di tutti coloro e di tutte coloro, maschi e femmine, amano la pace. Sarebbe bello alzare le mani, andare di fronte all'oppressore, gridare la pace. Sì, certo, rischiando anche la propria vita, così come rischiarono la loro vita e anche purtroppo tragicamente la persero tutti quei giovani e quelle giovani che con pochi mezzi cercarono di liberare il nostro paese dall'oppressione nazifascista. E che cosa troviamo oggi nel palcoscenico politico? Che coloro i quali governano questo paese cercano in tutti i modi e in molte occasioni di distorcere il senso della storia. Cercano in tutti i modi, ne abbiamo avuto prova anche relativamente al ricordo delle fosse ardeatine, dell'attentato in via Rasella, addirittura si sono resi responsabili di una indecenza questa classe dirigente post-fascista. Hanno affermato che quell'attentato era un attentato contro gli italiani o cose simili, cioè cercano in tutti i modi di rappresentare la resistenza come una sorta di paritetico rapporto di lotta armata tra cittadini italiani, ma questa non è storia, questa è demagogia. I partigiani sono stati maschi e femmine molto giovani che hanno avuto il coraggio autentico di ribellarsi, e anche quanti di noi si ritengono pacifisti non possono non prendere in considerazione il fatto che in quel tempo purtroppo vi era una necessità di difesa. Basta che poi però quella necessità di difesa non si trasformi in rancore violento. Oggi abbiamo la necessità, prima che sia troppo tardi, di coltivare una dimensione culturale, politica, esistenziale a partire da noi stessi. Coltivare nel cuore e nella mente la dimensione della pace, che significa abbandonare ogni posizione autoreferenziale e autocentrata. Anche la trasmissione Sobrietà, l'esperienza dei club, nati come club degli alcolisti in trattamento, poi diventati club alcolologici territoriali, club di ecologia familiare, club di ecologia sociale antropospirituale, diverse denominazioni per rappresentare il più possibile queste sfumature straordinarie del pensiero ecologico, perché oggi il pensiero ecologico, l'agire ecologico di fatto non trova rappresentanza politica, eppure contiene in sé un'istanza necessaria di fronte alle grandi crisi che hanno attraversato il nostro mondo negli ultimi decenni. La crisi sanitaria, la necessità di
ripristinare gli investimenti per la tutela e la promozione della salute, per trovare con prontezza un sistema sanitario rafforzato e capace di intervenire efficacemente a partire dalle risorse presenti nel bene comune, ma perché ci siano queste risorse non si può assolutamente far sì che i ricchi diventino sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri e soprattutto i ricchi sempre meno disponibili a dare il dovuto relativamente al bene comune. La modalità attraverso la quale questo governo fa la voce grossa nei confronti delle persone piccole, pensate alla questione relativa all'imbrattamento dei monumenti, per carità. Cerchiamo di non farlo perché quell'azione che ha un valore simbolico diventa controproducente, ma quell'imbrattamento era stato fatto con vernice idrosolubile e quindi bastava un getto d'acqua. Sì, c'è uno spreco d'acqua nel momento della siccità, non c'è nessun dubbio, ma si fa presto a liberare il monumento da quella vernice. Ebbene, si immaginano subito multe esemplari, ma contemporaneamente si legifera per far sì che quanti evadano le tasse siano graziati, e sono milioni di persone, evasori fiscali, che fanno danni colossali anche ai monumenti, perché se non c'è disponibilità di denaro reperibile nel bene comune, la tutela del monumento, il suo costante restauro, è reso impossibile ed è sempre più esposto ai fattori ambientali inquinanti. Pensiamoci un attimo e cerchiamo di creare delle correlazioni. Ecco, questo è un altro modo, o pensiamo alle modalità attraverso la quale si fa la voce grossa nei confronti di quelle centinaia di ragazzi e ragazze che si danno a comportamenti dissipativi nei rave party. Pene esemplari. Ecco, questo contraddice completamente la liberalità attraverso la quale si cerca in tutti i modi di graziare i ricchi per ingraziarseli, evidentemente perché poi possano contribuire alle campagne elettorali. C'è una genuflessione della classe dirigente nei confronti dei potentati economici che creano inevitabilmente le condizioni perché la cattiveria serpeggi nella nostra società. E quindi oggi noi più che mai siamo necessitati a essere protagonisti, attori, non spettatori, di una realtà che attraverso proprio una rilettura vissuta nella contemporaneità della pace minterris e contemporaneamente di una rivitalizzazione delle ragioni profonde della lotta di liberazione del nostro paese dal nazifascismo, tutto questo ci deve far essere protagonisti veri e autentici di pace, libertà e giustizia attraverso mitezza, misericordia e consapevolezza di vivere una dimensione della fragilità che è una caratteristica intrinseca dell'essere umano e che ci chiede di essere costantemente attenti al discernimento nei confronti del nostro modo di agire. Dunque partiamo dalle piccole realtà della nostra esistenza quotidiana. Abbandoniamo qualsiasi prospettiva di sviluppo fondata sul consumismo. Viviamo l'autenticità di una vita sobria e liberante all'insegna appunto della pace in terris e dei valori supremi della resistenza, in omaggio anche a tutte quelle persone che hanno speso la propria vita per la libertà nel nostro paese, che oggi ci permette ancora di poter dire quello che pensiamo e di agire quello che riteniamo giusto, essendo rispettati anche obiettando relativamente alle leggi che riteniamo ingiuste. Pensiamo all'obiezione di coscienza nei confronti della necessità di costruire un mondo di pace. Sono tanti argomenti che nel corso di questa trasmissione, anche usufruendo del parere delle persone che fanno l'esperienza nei club relativamente ai temi della libertà, della pace e della giustizia, cercheremo di dare il nostro piccolo contributo. Poi adesso però ascoltiamo un po' di musica e poi procediamo con
le riflessioni dei partecipanti a questa trasmissione. Sei minuti all'alba e genancacciar. Sei minuti all'alba e il prete è pronto già. Le chiamò mesura che il padre a parla. Gliel'ho detto padre de boom, mi chiamò prega. Nella cella canto, canta una canzone. Sì, ma non è il momento, un po' d'educazione. Mi anca piangeria, il groppo è pronto già. Essere d'accordo è perché mi anda fucila. Forse tember su scappa, o finite fa il sulda. Al paese mi sul turna, disertore. Entra un ufficiale, mi offre da fumare. Grazie, ma non fumo prima di mangiar. Fa la faccia offesa, mi tocca di accettar. Le manette ai polsi son già, e qui lì vanno tre a cantare. E strascino i piedi e mi sento mal. Sei minuti all'alba, Dio come ne c'ar. Tocca farsi forza, ci vuole un bel final. Dai, allunga il passo perché ci vuole dignità. Forza tember su scappa, o finire fa il sulda. Riprendiamo la trasmissione dopo la pausa musicale. Come vi ho preannunciato, è registrata, ma è una diretta di fatto, perché non è che facciamo la registrazione e poi la correggiamo, come viene. E nella fattispecie ci troviamo nell'occasione del seminario mensile che i programmi di ecologia sociale e antropospirituale propongono, approfondendo temi quali l'etica nella fattispecie, ma tanti altri problemi
e approfondimenti che sono necessari per affrontare i temi appunto della puntata di oggi, che riguarda il concetto di liberazione e della pace, tradotta poi nei termini del ricordo, celebrazione di 60 anni dalla Pacem in Terris di Giovanni XXIII. Erano trascorsi, diciamo, 20 anni dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale e si è sentita la necessità di una lettera enciclica che ammonisse l'umanità a non avere mai più guerra, ma evidentemente è rimasta inascoltata. Il dialogo che facciamo adesso è con Margherita, Giovanni e Silvia, che hanno appena partecipato al seminario, ai quali rivolgo prima di tutto una domanda: che cosa vi evoca la parola liberazione, che per il nostro paese significa una data storica, il 25 aprile, la liberazione del paese dal nazifascismo, ma che evoca anche tanti aspetti della liberazione umana, che è politica, culturale, psicologica, una vita autenticamente all'insegna della libertà, della giustizia, della verità e anche della bellezza. Ma sentiamo un po' due persone giovani e una signora abbastanza giovane, come si esprimono relativamente a queste parole chiave. Margherita. Allora, la prima parola che mi viene in mente è possibilità. Nel senso che io oggi, rispetto alla libertà, sento di avere più possibilità rispetto al passato, grazie magari alla liberazione dell'Italia, alla democrazia che viviamo oggi, o a movimenti di liberazione anche della condizione femminile. Adesso penso a me come donna di 21 anni, quindi giovane donna che ha la possibilità magari di studiare e di prendere delle scelte consapevoli, autonome, più autonome rispetto alle generazioni precedenti di mia madre e di mia nonna. Quindi rispetto a me stessa, cioè parlo della mia esperienza, quando appena ha detto è stata pronunciata la parola libertà, subito ho pensato alle possibilità che ho oggi e al fatto che spesso magari le diamo per scontate e nel mio caso cerco ogni tanto di ricordarmi di non darle per scontate, perché anche oggi nel clima che viviamo oggi spesso sembra quasi di rivedere schemi del passato, schemi più autocratici che mettono in discussione anche molte libertà, molte conquiste che non bisogna mai dare per scontate, secondo me, per cui bisogna sempre riflettere in maniera critica per evitare di commettere gli sbagli del passato. Quindi è un po', insomma, di getto quello che mi è venuto in mente. Bene, poi passiamo a un secondo giro alla parola pace, adesso liberazione, poi magari approfondiremo anche che cosa ti ha trasmesso la generazione precedente. Pensaci un attimo, okay. Perché tu all'inizio hai detto: penso di vivere una libertà maggiore di il periodo storico che mi ha preceduto. È un periodo ovviamente dove ci sono anche le percezioni che noi deriviamo dalle nostre relazioni familiari, indubbiamente. Sì, esatto, no? Sì, adesso stavo parlando proprio della mia, di me, Margherita Musso, e delle mie esperienze, del mio rapporto con le generazioni precedenti, in particolare con rapporto generazionale con le figure femminili della mia famiglia. Interessante. Giovanni, tu vieni da Bologna. Sì, da Bologna, quindi il 25 aprile è molto sentito a Bologna. Giovanni. Che dire, mi riallaccio un po' a quello che ha detto Margherita, perché la prima parola che mi viene in mente al termine liberazione, poi è una sensazione, più che una parola, di sollievo. Poi sarà che questa collocazione primaverile, quindi è ancora più semplice, no? A livello immaginativo collegarla fuori da tutto il rigore dell'inverno e in quel caso della dittatura. Però poi quello che mi viene subito da pensare
problematizzando questa liberazione è la responsabilità che ne consegue, ossia qual è il rischio nella liberazione stessa di una futura tirannide. E anche un po' vedendo, no, con l'occhio lungo poi quello che accade o che potrebbe accadere anche nella situazione per esempio in Ucraina, e problematizzando il concetto stesso di liberazione. Da poco ho avuto una discussione con mia zia, che lei è la presidente di una sede dell'ANPI nel mio paese, in Sardegna, e stavamo parlando dell'invio delle armi in Ucraina. E io le ho detto, perché lei ha una posizione che è un po' quella di, diciamo, anche legittima per molti versi, di tutto un orizzonte di sinistra, un po' più sinistra che il PD, ed era estremamente contraria all'invio di armi in Ucraina. Però, problematizzando un po' la questione, le ho detto, ma cioè, sei consapevole, per esempio, che la liberazione dell'Italia è avvenuta grazie a un supporto di intelligence e di armamenti che era quello degli alleati, che di certo non era guidato dagli interessi più, no, vitali e idealistici di... per quanto poi differenziati, perché nella liberazione avevamo i comunisti, come avevamo i democristiani, gli anarchici, c'erano anche persone che erano semplicemente spinte dalla necessità. Però no, che poi si è caduto tramite un processo potenzialmente generativo e guidato dai più alti valori a forse una tirannide, magari non nelle gestualità, ma nelle conseguenze, anche magari per certi versi più totalitaria di quello che poteva essere il fascismo. Un po' tutta la problematizzazione di Pasolini, dell'antifascismo e del... E quindi poi dopo il sentimento, no, di sollievo che mi viene appunto appresso a quello della liberazione, mi viene molto quello della responsabilità e della sorveglianza, che non è essere i guardieri della rivoluzione come lo sono in Iran, però è... oltre la prima, diciamo, spinta appunto più liberatoria, saper mantenere accesa, come dire, quella fiamma che poi ha anche guidato quei momenti lì. E mi rendo conto di quanto sia difficile poi nella quotidianità non perdersi anche nelle tentazioni, che poi era un po' quello che accusava Pasolini, che il capitalismo abbia saputo intercettare determinate istanze e le abbia in qualche modo poi volte a suo favore. E quindi mi viene un po' questo. È interessante che tu hai accennato una controversia con tua zia, no? Sì, ANPI, sì. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che celebreranno la vittoria sul nazifascismo il 25 aprile, ma non fu una vittoria pacifista, nel senso che si ricorse inevitabilmente alle armi. Questa è una domanda che resta irrisolta anche nell'alveo della sinistra, nella sua molteplicità espressiva, e che è contenuta anche in un'apparente contraddizione in quanto dice Papa Francesco, no? Mai più la guerra, detto con forza, ma il diritto a difendersi. È chiaro che difendersi a chi ti attacca con le armi, uno è ovvio che può anche auspicare una rivoluzione non violenta, una difesa popolare non violenta, ma non fu la scelta dei partigiani, perché evidentemente se fossero scesi in piazza a mani alzate di fronte alle truppe naziste, gli avrebbero semplicemente sparato addosso, arrestati e mandati nei campi di sterminio. Guardate, questa non è una giustificazione dell'armamento, una posizione che cerca in qualche maniera di stemperare la necessità di liberarsi dalle armi. Questa c'è senza alcun dubbio, ma finché il mondo sarà armato è inevitabile che questa rimarrà una contraddizione. Vedete, io faccio molta fatica a arrivare a una conclusione di questo ragionamento, perché non è facile, siamo tutti contro la guerra, contro le armi, ovviamente scandalizza che se ne stiano producendo sempre di più, si stia investendo oltre misura sugli armamenti, e probabilmente c'è anche un gioco sotterraneo di chi ha interessi a produrre armi per fare profitto, e sono talmente cinici che non gliene frega completamente niente che accada una guerra, anzi forse sono anche in sintonia con quanti poi si apprestano alla ricostruzione edilizia, poi lì speculeranno oltre misura. Quindi questa domanda sulla liberazione, è sempre possibile farla senza armi, o ci sono delle circostanze nelle quali è impossibile immaginare una resistenza, una risposta con le armi? È una domanda che
francamente io non so rispondere, non so tu Silvia se hai qualche parere a proposito. Ma senz'altro, buonasera a tutte e a tutti, un parere ce l'ho, però è un parere per forza di cose limitato, che si va formando e che viene messo spesso in discussione tra me e me, prima ancora che così in un confronto a più voci. Io per generazione probabilmente ho trovato la liberazione, quella a cui si alludeva all'inizio di trasmissione, ossia cioè, qualcuno ci aveva già pensato. Io nasco nei primissimi giorni del 63 e quindi la cosa era belle che e non in una famiglia in cui insomma si sia dato particolare enfasi a questo passaggio della nostra storia, e non solo italiana, insomma. Quindi tu sei nata con la pace minteris. Con la pace minteris, prima della promulgazione. Hai ereditato la pace che i partigiani, ma anche l'alleanza che si è costituita tra le nazioni, ha reso possibile, no? E quindi sono vissuta e cresciuta in senso generale, ma anche particolare, in un'epoca in cui questa pace era fatta e in cui non si sono sviluppati, naturalmente parliamo di questa parte dell'Italia, perché invece le guerre ci sono sempre state, comunque in un periodo di relativa pace. E quindi probabilmente il sapore della liberazione torna in un'età matura, se non ancora anziana, grazie anche a una riflessione che si sta facendo insieme, che si sta facendo nei percorsi di cura dei club, che non fa astrazione dalla storia, ma si cala anche nella storia, nelle storie individuali, nelle storie familiari, nelle reti di storie che ciascuno ha vissuto e quindi che hanno raccolto tutto quello che le persone nel bene e nel male hanno vissuto. E finché, io lo so, faccio spesso riferimento al mondo dei club, però è veramente per me, cioè non sto ludando, io sto parlando di un incontro, no? Quindi in una vita né bella né brutta, insomma, di crescita, di personale, individuale, familiare, di incontri, a un certo punto c'è stato questo di incontro che ha gettato come una nuova luce, ma non in un senso miracolistico, però per le persone incontrate, le situazioni vissute, è ripreso anche, ne parlavamo oggi al seminario che tu citavi in apertura, cioè è ripreso anche un desiderio di leggere, di studiare, con l'aiuto di tutti, anche appunto i fenomeni storici, politici, il desiderio di e anche interrogarsi su una chiamata che riguarda tutti, su come non rinunciare ad una certa età, appunto alle conquiste a cui alludeva Margherita, a mantenere vivo il discorso generazionale, a non dare da una parte nulla o quasi nulla di scontato e a chiedersi che cosa anche significa, cioè se io l'ho trovata pronta, confezionata, se per tanti motivi non solo il sesso è un argomento tabù, ma in determinate circostanze non c'è stata modo di approfondire. E poi piano piano uno ha costruito, magari partendo dagli studi scolastici, insomma, poco più si costruiscono, ma adesso c'è veramente la possibilità di non lasciare, cioè, e anche questo è un piccolo tributo, no? da rendere a chi ci ha preceduto, non solo in senso retorico, e da una parte, come diceva Margherita, a non darlo per scontato e a capire che comunque al di là delle insidie che possono essere sempre, poi noi parliamo di noi, ma insomma il resto del mondo è perennemente, tre quarti del mondo è perennemente in guerra, è perennemente armato, e quindi l'attualità dell'enciclica di Papa Giovanni, di cui si discute nella Chiesa, nel dialogo con altre religioni, o
e che siamo, saremmo tenuti, insomma, tra l'altro, appunto, di un'attualità, cioè in piena, cioè nei primissimi anni 60, sembra di leggere un testo, cioè succede esattamente 60 anni fa, lui inserisce nel suo magistero, cioè, questa accorata, come dire, richiamo al fatto che, appunto, nonostante gli uomini come debbano crescere, la dignità umana, il senso, il valore della vita, i rapporti tra le istituzioni, gli uomini, la dignità personale, denuncia come il mondo sia continuamente armato. E poi, vabbè, forse era interesse di Franco, desiderava rivolgercela come seconda domanda, io mi sono un po' lasciata Tu passi direttamente alla seconda domanda. Ma prima possiamo proporre, pensavi una pausa musicale? No, proseguiamo con Margherita, che aveva accennato alle biografie personali, no? Sì. Che trovano nei propri genitori, nonni, bisnonni, quello che possono sapere, le radici, le radici. Com'erano quelle radici percepite da te, sempre riguardante il lignaggio femminile? Sì, che nella mia famiglia è molto forte, al tempo stesso una famiglia matriarcale e maschilista al tempo stesso, quindi una contraddizione intrinseca che ho vissuto anch'io nella mia crescita personale, con al tempo stesso come mantenere quelle radici e dare, cioè, insomma, riprendere quelle radici, quei legami familiari con la figura di mia nonna, con la figura di mia madre, e al tempo stesso metterle in discussione per costruire una propria consapevolezza. Perché erano donne forti? Donne molto forti. Forse un po' troppo forti. In realtà donne molto forti, che però al tempo stesso hanno vissuto in un contesto che un contesto molto controllante, molto oppressivo verso la libertà di espressione femminile e verso le possibilità offerte. Fortemente condizionate dal contesto del potere maschile, esatto. Controllante, giudicante, un po' moralista. Esatto, che hanno interiorizzato facendolo un pochino... proprio, quindi sicuramente non andranno a definirsi come femministe, anche se magari un po' di femminismo c'è, anche se non la parola femminismo non piace molto. Però da questo punto di vista, a proposito sempre di libertà eccetera eccetera, vedo su di me, un po' anche ricollegandomi a quello che diceva Giovanni, il senso di responsabilità e al tempo stesso costruzione di una maggiore consapevolezza e la possibilità, oggi anche nella società in cui viviamo e nella famiglia in cui sono cresciuta, la libertà anche di avere questa consapevolezza, perché se una persona vive all'interno di un contesto molto oppressivo che non permette di ambire a certi studi, la cui libertà viene raggiunta, come nel caso di mia nonna, solamente attraverso il matrimonio, che rappresenta un'emancipazione dalla propria famiglia, sicuramente ci sono meno propri aspetti materiali per costruirsi una propria consapevolezza autonoma, indipendente. E quindi su di me vedo anche quella, diciamo, quella possibilità, quel dono di libertà e di poter esprimere anche in maniera critica una distanza da valori più tradizionali che vengono portati avanti più dalla figura di mia nonna, dalla figura di mia madre, quindi diciamo quindi figure di transizione, nonna e mamma, da un punto di vista dell'affrancamento della figura maschile e femminile rispetto al potere maschile, sì. Hanno saputo interpretare, ovviamente ogni interpretazione arriva fino a un certo punto, esatto, un desiderio però di liberazione dell'espressività del femminile, fino a un certo punto. Fino a un certo punto, sicuramente è un aspetto che è stato, come dire, pesante
per loro e l'hanno, vivendo all'interno di un contesto che ha, per me, a mia nonna non è stato permesso ad esempio di accedere all'università perché solamente i fratelli maschi potevano accedervi e quindi la libertà l'ha raggiunta attraverso il matrimonio, conservando una visione molto tradizionalista anche dal punto di vista del discorso della famiglia o dei rapporti anche erotici e sessuali, se vogliamo ricollegarci a tutto i discorsi che facevamo durante la scuola del giovedì. Sì. E poi invece mia madre ha avuto la possibilità di studiare e ha raggiunto una posizione che fa parte dell'universo più maschile, che è quella di chirurgo ortopedico, quindi scontrandosi, venendo a contatto con quello che è un mondo maschile, ma conservando e facendo propri, diciamo, valori tradizionali di famiglia, di figura femminile, sicuramente non autodefinendosi femminista, ad esempio. Mm-hmm. E quindi su di me ho visto, attraverso un percorso personale, attraverso magari gli studi che ho fatto, le persone che ho incontrato, sicuramente riprendere le mie radici, ma al tempo stesso entrare anche un po' in un dialogo, messa in discussione, con valori più tradizionalisti, potremmo definirli, per costruirmi una mia visione più autonoma e indipendente. Però è anche vero che io avevo tutti gli strumenti e la libertà per costruirmi quella visione autonoma e indipendente, perché se uno non ha la possibilità di vivere da solo in un'altra città, di studiare, non ha quegli strumenti per poi andarsi a definire in maniera, a staccarsi, diciamo, da questa visione. Bene, Margherita ha sottolineato l'aspetto liberante della conoscenza e del percorso verso la conoscenza. Sì. Poi ha accennato anche a questi incontri che facciamo il giovedì alle 18:30 e nel laboratorio precedente alle 16, dove affrontiamo, appunto, come dicevo prima, le tematiche che poi fondano la possibilità di costruire o meno un mondo di pace autentica, vera, fondata sulla giustizia, e anche e soprattutto relativamente all'aspetto dell'affettività, all'aspetto erotico sessuale, di rispetto anche delle diverse inclinazioni sessuali che vengono costantemente messe in discussione da una prospettiva piuttosto retrodatata, però che trova ancora degli addentellati nella cultura esistente, penso a LGBT+, e tanti altri aspetti. Ad esempio, a proposito di questo particolare, che tutte le volte che parliamo di, appunto, diversità, accettazione anche dal punto di vista della comunità LGBT, penso alle contraddizioni che possono esistere. Esempio banale, un mio parente, appunto, omosessuale, che però fa parte di, vota l'estrema destra, quindi come possono esistere effettivamente contraddizioni che dall'esterno possono apparire come contraddizioni, ma che una persona può fare propri. Insomma. Sì, sì, sono le contraddizioni degli esseri umani, esatto. Sono fatti un po' così. Giovanni? Sempre un po' riprendendo... Sulle radici. Sulle radici, no, perché c'è poi tutto il discorso liberatorio della conoscenza, e soprattutto la conoscenza dal punto di vista femminile, che in realtà nella mia famiglia è stato un po' un tema, perché mia famiglia, soprattutto dalla parte paterna, noi facciamo Natale di cognome, siamo una famiglia dalla parte paterna poco sarda e quindi più addentro a certe dinamiche patriarcali, che invece nella Sardegna, diciamo, più pastorale e tradizionale, sono meno marcate. È meno marcato la dimensione patriarcale, perché comunque in Sardegna l'uomo stava in campagna tutta la settimana, quindi chi presiedeva la vita sociale, la vita del paese, era la donna sostanzialmente. Per cui, per esempio, a casa di mia madre, chi ha deciso sempre, ha preso le decisioni importanti, poi in fin dei conti era mia nonna. Mio nonno lavorava, metteva i soldi in casa e i soldi poi li spendeva mia nonna. Il vero amministratore era la nonna, insomma. Sì, sì, sì. E beh, l'economia alla fine, l'amministrazione della casa, nonno non stava in casa. E quindi, come dire, e nonna aveva lavorato presso una famiglia nobile, come, diciamo, inserviente, però poi per tutta una serie di accadimenti era praticamente diventata
diciamo, aiutava i bambini a fare i compiti e quindi aveva avuto accesso, rispetto magari alle sue coetanee del paese, a tutta una serie di letture e di possibilità. E quindi poi per anni ha avuto questo cruccio di non aver potuto studiare ai tempi, per cui non appena mia madre, che era la primogenita, diciamo, cioè è stato un po' il destino di mia madre quello di dover studiare, ed è stato quasi un tema appunto all'interno della famiglia. Per cui ci ritroviamo con mia madre che ha preso una prima laurea in scienze politiche, poi ha insegnato e tuttora insegna. E 4 anni fa ha preso una seconda laurea mentre insegnava e comunque aveva una famiglia, ha preso in filosofia, ha fatto una tesi sulla fenomenologia del dono, Jean-Luc Marion. Però rifletto anche sul, come dire, su quanto possa essere liberatoria, cioè la conoscenza in sé, presa in sé come valore, quanto poi possa diventare un po' l'opposto di questo processo di liberazione, perché dentro la mia famiglia è stata, come dire, quasi un dovere da perseguire, un dovere un po' distaccato da quello che era comunque il contesto e da quelli che poi sono tutta una realtà affettiva che comunque è opportuno coltivare, nel senso, ma non voglio, cioè mia madre non è che ha sacrificato la sua vita materna per poter studiare, non ci ritroviamo di fronte a quegli estremi là in cui si deve compiere una scelta, ma in cui c'è un preciso disinteresse verso, o comunque una non coltivazione di certe dinamiche della vita. Prima si parlava appunto di amore, eros, e sono argomenti che per esempio a casa mia vengono discussi molto molto poco, e c'è una tendenza a intellettualizzare molto la realtà, che però poi effettivamente, se si pensa a tutto quello che è la tematica del dono, che non è il regalo, che il dono in cui chi dona addirittura sparisce e la mano che porge il dono non si mostra, è un po' poi l'opposto al livello di vissuti e di sentimenti, quello che io ho vissuto dentro la famiglia. Quindi riflettevo, no, su tutto un processo che poi ha portato effettivamente mia madre a prendere appunto addirittura 2 lauree, mentre era figlia di una donna che era figlia di contadini e aveva fatto l'inserviente. È che però come poi questo processo sia abbia prodotto dei risultati, per carità, io ho studiato come i miei fratelli studiano e siamo una famiglia mentalmente molto aperta, però come poi spesso possa non corrispondere a tutta quella che è un'educazione invece affettiva e a un modo non conviviale di vedere la vita, sia quasi un mostrare, come dire, i lustrini dei titoli di studio, cioè alle volte si riduce un po' a quello forse. E quindi niente, mi ha aperto a queste riflessioni qua la riflessione di Margherita. Bene, noi credo che è un percorso che dovremmo anche affrontare con l'esperienza dei club, questo affrancamento delle persone attraverso la conoscenza, tenendo ovviamente in sé anche molte contraddizioni, che conoscenza per fortuna non finisce mai, cioè, sì, siamo sempre chiamati a emendarci, a trasformarci, a cambiarci, anche per voi che farete come professione curatori dell'anima, psicoterapeuti, no? Incontrerete le persone che soffrono, stanno male, senza il condotto, ma fanno fatica ad accettare che la via maestra è quella di ascoltare la parola e attraverso l'ascolto costruire nuova conoscenza, diventare protagonisti. Quindi, e poi questa è una garanzia di costante liberazione, soprattutto di costruzione della pace, quella vera, autentica, che eradica completamente proprio le radici dell'odio e del possesso, che poi spinge piccole lobby molto ciniche a innescare meccanismi di guerra. Silvia? No, volevo solo dire appunto in coda, oltre che ringraziarvi tutti e in particolare queste voci fresche, ricche, naturalmente non parlo solo dell'emissione fonica, ma proprio della passione, dell'eros che c'è nelle vostre riflessioni, insomma, che sono insieme testimonianza e speranza, no? Poi appunto Franco Marcomini diceva, ipotizzando il vostro futuro di psicologi, terapeuti, insomma, e a quello che appunto in questo percorso, ne abbiamo un po' accennato anche oggi, anche figure non professioniste, chi non ha un percorso del genere, insomma, viene comunque a contatto con la sofferenza, col dolore, e riesce
forse ad operare una trasformazione se fa appunto riverberare, solo se fa così. E il discorso di la vita di una liberazione che passa attraverso la conoscenza, anche questo secondo me insomma è un tabù, perché come abbiamo accennato anche nel corso del seminario, ma è un tema che ci interessa sia un argomento che ha un grande peso, ma che è bene ribadire, appunto, che è bene difendere, che è bene vivere, perché invece, come si accennava, o per un discorso di figure femminili o di diritti e doveri, perché ci sono insomma aspetti complementari, non oppositivi, è molto facile che questa parte che informa l'uomo, non necessariamente l'uomo, la donna, insomma la persona, non siano solo necessariamente i titoli di studio acquisiti, eccetera, eccetera, ma come la conoscenza sia un patrimonio che ci può permettere, la conoscenza, lo studio, il porsi interrogativi, no, sia qualcosa che può veramente condurre a una liberazione. E poi si tratta di capire, all'interno di questo percorso di cura, come di tante altre realtà che devono poter dialogare, ma senza soggiacere invece a un supposto dominio culturale, che di culturale insomma ha molto poco. E, ecco, questo è un grossissimo, oltre insieme alla guerra, insomma continueremo a parlarne, anche perché lo faremo anche con altre persone che hanno molto da dire, molto più di me, e sviluppando i temi dell'enciclica a cui abbiamo accennato prima, della Pacem in Terris. Niente, insomma, sono temi sui quali, sì, non temi distaccati, insomma, sono passioni che dobbiamo coltivare per evitare di ricadere, insomma, sotto forme tentazioni guerresche, che siano, ecco, sì, poco pacifiche, poco, e soprattutto poco liberate. E come questo, sì. Ora facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo per la conclusione. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. Good friends too, 'cause it's getting nearer, it soon will be with you. Come and join the living, it's not so far from you, and it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder, ride on the peace train. About the world as it is, why must we go on hating?
can we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a beast train. Oh, beast train, take this country, come take me home again. Oh, beast train, sounding louder. Ride on the beast train. Come on, the beast train. It's beast train, holy roller. Everyone jump on the beast train. Come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train. Riprendiamo la trasmissione, ovviamente andiamo verso la conclusione con Lorena Carpi a distanza, perché in questo momento si trova a Parma, ha partecipato al seminario di oggi 16 aprile, e le persone che hanno espresso la loro opinione su liberazione e pace in terris, in particolare sulla pace in generale, esprimevano la loro attenzione nei confronti delle generazioni che le hanno precedute. In ogni età noi sappiamo di avere una storia alle spalle, una biografia nella quale incontriamo delle esperienze che ci hanno contrassegnato sia in termini di adesione a ideali, ma qualche volta anche con una forma di contrapposizione a quegli stili di vita che hanno rappresentato appunto le generazioni del passato. E con Lorena proseguiamo su questa prospettiva di rilettura dei concetti di liberazione e pace alla luce delle generazioni che ci hanno precedute e che cosa può significare oggi, anche per il movimento dei CREB, perché sapete Sobrietà è una trasmissione che si costituisce anche come servizio per il movimento dei CREB, queste comunità relazionali che a partire anticamente dai problemi alcol correlati, ma aprendosi a tutte le sfumature della salute mentale, cercano di innescare un processo di liberazione senza limiti di tempo e contemporaneamente di costruire una pace autentica fondata sulla giustizia, la verità e la bellezza. Dunque tu, Lorena, rispetto alla tua biografia, di fronte alle parole appunto liberazione e pace, con questa prospettiva ovviamente del femminile, che cosa ti senti di dire? E innanzitutto vi saluto, buonasera a tutte e a tutti. E cosa mi sento di dire? Ho ascoltato attentamente anche le interviste che sono state fatte nel pomeriggio e niente, io molto semplicemente, forse ho anche implicitamente aderito al movimento dei CREB proprio perché sono portatori di questo messaggio molto forte e molto rivoltoso per certi versi. Ma certamente quella del 25 aprile è una data che comunque anche nella mia famiglia di origine è molto sentita. È molto sentita perché vengo da una terra, Margherita lo ricordava nella sua intervista, dove questa data è fortemente sentita non solo dai singoli, ma proprio da tutta una comunità.
Oggi, ad esempio, scusate se salto un po', io ero al seminario, però nella mia città, l'ANPI locale ha organizzato delle passeggiate per le strade che riportavano le targhe con i nomi dei vari ragazzi molto giovani, morti allora per la generazione che veniva dopo di loro, insomma. E mi è parsa una cosa molto bella, tra l'altro. Ho sentito degli amici, ho visto le foto, i video molto molto partecipata anche da giovani di adesso. E questo un poco fa specie perché siamo sempre pronti a tacitare questi ragazzi, no, come portatori del disturbo in una comunità. E invece c'è una grande, secondo me, attenzione che già si è visto con le primarie del PD, con l'affluenza alle primarie, ma poi la sento, insomma, verso proprio la scoperta, più che magari di tutto quel discorso valoriale, eccetera, eccetera, proprio anche delle biografie dei singoli e dei loro simili. E qualche tempo fa, anzi, 2 settimane fa, non poi così tanto, ero alla dedicazione della sezione ANPI di Parma a 2 donne. E che non sono morte, ma 2 partigiane che poi dopo hanno, insomma, sì, sono morte, ma non durante la guerra. Una era stata deportata e un'altra, insomma, no. Però ecco, quello che mi aveva allora colpito era il fatto anche che queste 2 ragazze, che una sposata, una no, ma comunque una fu poi arrestata, no, durante la Resistenza. Ma quello che mi ha colpito, al di là poi delle loro storie personali, Laura e Mirka Polizzi si chiamavano, perché è giusto anche ricordare. È stato il fatto che abitavano in un quartiere che poi faceva anche comunità. E anche questo è una cosa da ricordare, insomma. Comunque, vabbè, scusate se magari sono un po' così, salto, oggi salto un po'. Ma venendo alla mia storia personale, la tradizione, insomma, in casa mia era molto sentita quella dell'antifascismo, perché comunque mio nonno, come si dice qua, era andato in montagna, ma non solo, mio nonno ha rischiato anche il campo di concentramento per la sua nascita, perché era ebreo. E molto, secondo me, no, adesso è una battuta, furbescamente ha pensato di sposare mia nonna, furbescamente la battuta, che era fortemente cattolica. Ma in quel senso lì, ecco, per certi versi ha salvato forse anche la pelle, come si suol dire, ma nello stesso tempo questo non era bastato. E quindi, insomma, sì, era andato in montagna per un po' di tempo e ha fatto il partigiano. Per quello io ho, anche per rispetto verso la sua memoria, e ho questa tessera in tasca che rinnovo ogni anno, anche se non sempre mi ritrovo sulle posizioni di questa associazione.
associazione che si ricordava oggi, rifugge l'uso delle armi, ma nel suo statuto è ancora un'associazione di combattenti. E anche questo, no, è un paradosso per certi versi. E un'altra cosa volevo dire, che su questo aspetto delle armi, delle guerre che ci trovano adesso così, cioè ci sono, le viviamo in modo molto, questa poi della Russia con l'Ucraina c'è stata proprio in modo così palese, no? Entrata nelle nostre case e forse la sentiamo più di altre per tanti aspetti. Ma anch'io non ho risposte su questo, su armi sì, armi no, questi dibattiti. So solo, ecco, che sicuramente l'invasore russo, concedetemi, che poi si sa che è comunque comandato da un manipolo di persone, non si parla del popolo russo, ma queste losche figure, ecco, un'altra cosa che mi ha colpito è che da subito hanno comunque cercato di mandare messaggi anche in Occidente molto fuorvianti. E rifacendosi ad esempio tutta alle radici fasciste e naziste degli ucraini. Insomma, tutto questo non ha nulla a che fare con la liberazione e la pace. E penso, ecco, che mai come in questo tempo ci ritroviamo a vivere, come dire, quella dimensione antifascista che però non è una dimensione di uni contro gli altri, ma una dimensione di vita, secondo me. È proprio chiosando i club uno stile di vita. E questo sì, io l'ho respirato fin da bambina, però insomma, lo penso anche da persona cresciuta, ecco, da persona adulta. Bene, credo che è una conclusione coerente con l'approfondimento che abbiamo cercato di fare, che ovviamente non può essere esaustivo. Daremo modo nelle prossime trasmissioni di approfondire ulteriormente questo argomento della liberazione e della pace, e in vista anche della trasmissione tra 15 giorni. Chiaro che va in onda oggi 25 aprile, ma come ho già detto è stata registrata questa trasmissione. Poi l'altra trasmissione credo che sarà intorno a questo punto, il 9 di maggio, grosso modo, ci sarà in mezzo anche la questione del lavoro. 1º maggio è una festa importante che ci permetterà però di riflettere su qualcosa che non può mai essere questione di retorica, così come la pace e la liberazione, il lavoro, perché il lavoro ci porta al rispetto della dignità umana e della giustizia sociale. Bene, ringrazio tutti i partecipanti a questa trasmissione registrata appunto il 16 aprile in occasione del seminario in onda questa sera, 25 aprile, appunto la festa della liberazione e speriamo nella dimensione della pace, da costruire ovviamente nella nostra esistenza, nei nostri stili di vita, come ha detto Lorena. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Camino sobre la mar,
nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, no más.
saber que era el amor. Yo protegí mi corazón. El sol se fue y yo cantando tu canción. La soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión. No viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. En la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción. La soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó mi ilusión. Viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción.